30 agosto, sono ancora a Medjugorje, si intravedono, o meglio si ascoltano nel sottofondo le preghiere, sta per iniziare la messa. E oggi vogliamo parlare di un grande vescovo, di un grande pastore che ha governato, ha retto la diocesi ambrosiana di Milano, la più grande diocesi del mondo, per ben 25 anni, dal 1929 al 1954. Quest'anno sono anche 70 anni dalla sua morte, avvenuta appunto il 30 agosto 1954 nel seminario di Venegono, il grande seminario della diocesi ambrosiana. Parliamo del beato Ildefonso Schuster. Lui, come dice il cognome, per parte di padre era di origine tedesca. Il padre era impiegato al Vaticano come zuavo pontificio. Ebbene, lui all'età di 11 anni entra tra i benedettini della congregazione Sublacense e inizia subito a farsi conoscere nell'ambito del monastero di San Paolo fuori le mura per la sua intelligenza, la sua memoria, la sua pietà, le sue capacità anche canore. E nel 1904, quindi a 24 anni, era nato nel 1880, diventa sacerdote, e qui le sue qualità e i suoi meriti vengono riconosciuti dai superiori. All'età di almeno di appena 28 anni egli diventa addirittura maestro dei novizi, poi diventa procuratore generale della congregazione ancora giovanissimo, poi priore claustrale, poi diventa abate generale della congregazione, e in questo suo servizio, in questa sua opera di governo, però non si fa mancare, grazie a una rigida divisione del tempo di cui era capace, a un piano del tempo, un piano della giornata molto ben delineato, ebbene lui non si fa mancare il tempo per poter scrivere molte opere teologiche, soprattutto in ordine alla liturgia, da vero benedettino, e infatti diventa insegnante anche, ricercatissimo e stimato all'Istituto Liturgico Sant'Anselmo, tenuto ancora adesso dai benedettini. E qui ecco che Achille Ratti, divenuto Papa Pio XI, proveniente da Desio, lo sceglie come suo successore alla cattedra di Sant'Ambrogio e di San Carlo, cioè a Milano. Quindi riceve la porpora cardinalizia il 15 luglio 1929 e viene ordinato vescovo dallo stesso Papa il 21 luglio. È il primo vescovo dopo l'entrata in vigore del concordato in Italia. È inutile dire che il suo quarto di secolo da vescovo è stato un periodo di straordinaria fioritura della Chiesa universale. Nel 1939 ci fu anche un gruppo di cardinali che sostenne la sua candidatura a Papa, anche se poi venne eletto Eugenio Pacelli col nome di Pio XII, ma egli fece di tutto per la diocesi ambrosiana. Il suo piano della giornata rimase quello del monaco: si svegliava alle 4 di mattina, pregava e poi faceva colazione, e poi iniziavano molte volte le sue visite alle parrocchie, già alle 6:30 di mattina, quando faceva le visite pastorali. Riceveva tutti, era persona di grande accoglienza. Durante la guerra divenne un punto di riferimento importantissimo nel momento in cui Milano fu liberata dai nazifascisti. Dopo la guerra
fu forte il suo anticomunismo e la sua azione pastorale a sostegno di una chiesa che si trovava sempre più in difficoltà dinanzi alla modernità. È rimasta celebre la sua frase che oramai noi non meravigliamo più per le cose che facciamo, bensì per la santità. Infatti quando passa un santo, vivo o morto che sia, nessuno rimane indifferente. Beato Ildefonso Schuster, prega per noi.